Marsa Abut Beira, porto tra le acque di Sumer, siamo a margine di questa bellissima conferenza, un incontro davvero molto importante per la comunità accademica italiana e internazionale. Lui è il professor Franco D'Agostino dell'Istituto Italiano di Studi Orientali, che è il motore di tutto questo. Insieme a Alicia Romano. Insieme a Alicia Romano. Togliere Alicia la sua intanto una parola, professore. Marsa, io partirei da qui, in sumero, struttura che amministrava il porto, in arabo porto. Noi abbiamo tante città anche in Sicilia che hanno questa origine, no? A Malta, eccetera, eccetera. Mi piace partire da qui. Perché mi piacerebbe che lei spiegasse proprio l'origine di questa parola importantissima. Sì, è una parola che noi troviamo nei testi sumerici della fine del terzo millennio per indicare una struttura attaccata al porto che gestiva il porto stesso, sia amministrativamente che tecnicamente. È bello dire che soltanto uno studio sul Marsa esiste, è stato dato da un mio allievo che ha preso il dottorato su questo argomento, proprio perché è una struttura un po' evanescente e ci piace pensare che forse lo scavo di Abut Beira può gettare luce proprio su questo tipo di realtà, che ripeto è sia amministrativa che fisica. E prima abbiamo ascoltato di quanto poco in realtà ancora avete portato in luce rispetto a quello che ci potrà essere. Ma la domanda è: come avete scoperto questo sito? C'è stato un aneddoto che ci può raccontare? Il sito o il porto? Il porto è stato un aneddoto abbastanza interessante, perché appunto noi facciamo sempre una survey ogni anno per visitare il hotel e vedere se è successo qualcosa durante. E a un certo punto, visitando la parte nord-occidentale del hotel, che era fortemente rovinata da attività antropica umana in epoca moderna, ci siamo accorti che c'era un buco che era stato fatto da una volpe per farci una tana. Guardando nel buco abbiamo visto delle strutture murarie, diciamo dei mattoni, cosa che ci ha fatto capire che la struttura non era moderna, anche se trovavamo tracce di attività moderna, ma aveva un suo cuore antico, e questo cuore antico siamo andati a cercare, esattamente. E da lì piano erano fuori il rampart, il docks, insomma tutte le strutture che poi piano piano sono diventate quelle del porto. Diciamo. È un primato, nel senso che... È un primato nella misura in cui noi sappiamo che esiste il porto nelle altre città sumeriche, però non è stato mai scavato per un'epoca così arcaica. E questo, il fatto di poterlo scavare, il fatto di poter individuare il porto all'interno di una struttura che è essa stessa del terzo millennio, ci ha fatto capire che il porto occupa un'area molto più vasta in percentuale rispetto a quella delle altre città. Cioè, in altre parole, i 42 ettari di Abut Beira posseggono un porto che è in sé molto più grande, ripeto, in percentuale rispetto al porto di altre città che pure vivevano nelle Marshland, come Girzu a est, Umma a est, ma Ur stessa. Una scoperta sensazionale. Sensazionale nel senso che sembra che la vocazione di Abut Beira fosse una vocazione essenzialmente del taiga, cioè di una città che fosse circondata dall'elemento acquatico e che quindi fosse economicamente, diciamo, come vocazione legata a quell'ambiente là. Questo ci cambia un po' il nostro punto di vista su quella che doveva essere la conformazione, ripeto, economica delle città sumeriche, in cui l'elemento del taiga, l'elemento littorale, doveva avere un'importanza molto più grande di quanto noi abbiamo immaginato sino ad ora, che è un po' relegata negli studi in un secondo piano, diciamo. Questa è la nostra impressione. E questo, chiedo scusa, fino alla fine del terzo millennio, quindi non soltanto per il quarto millennio, questo è assodato, ma noi possiamo dire che fino alla fine del terzo millennio le città sumeriche hanno un debito molto grande con l'elemento, ripeto, del taiga littorale. Quindi andiamo anche a modificare o a integrare in parte la storia di questa civiltà. Diciamo che tutto questo è agli inizi, stiamo riflettendo su questo. Adesso per esempio si tratta di fare una valutazione anche sugli aspetti linguistici e diciamo testuali, valutare quanto c'è di nei testi, andare a cercare quelle che sono le realtà del taiga all'interno le realtà economiche che provengono dal delta all'interno dell'economia di Sumer del terzo millennio, della seconda metà del terzo millennio. Stiamo facendo questo lavoro e vediamo che cosa viene fuori, perché adesso ogni cosa che tu scopri o rifletti o cambi come punto di vista, c'è bisogno di riflettere su tutto l'insieme. Questo è il problema della che non è una scoperta in sé, è importante o non significa nulla
a seconda del punto di vista che prendi. Quindi per noi la scoperta del porto, insieme ad altre evidenze archeologiche che abbiamo trovato in questi 8 anni di scavi, noi abbiamo, adesso possiamo dire che cominciamo a farci un'idea di quello che doveva essere il paleoambiente in cui la città era, si sviluppava, e quella che era la sua, ripeto, vocazione economica, cioè qual era il cuore che metteva in moto questa città. Professore, invece c'è un oggetto o un qualcosa di simile che l'ha affascinata particolarmente nel corso di questo scavo? Se c'è, se l'ha anche, come dire, messa un po' in dubbio, ha messo un po' in dubbio le sue conoscenze. Ma diciamo che in realtà la scoperta di un solo oggetto in genere non modifica il nostro punto di vista, a meno che non sia qualcosa di molto specifico o di molto identificativo, diciamo. Ovviamente quello che per noi è stato, per me almeno personalmente, è stato più interessante è stata questa scoperta, purtroppo in superficie, cioè non in contesto, di un sigillo ricavato dall'interno di una conchiglia, inscritto con una scena di banchetto. Lo scoprimo il primo anno, lo trovammo il primo anno, ed era molto interessante perché Licia Romano si è addottorata con una tesi sul banchetto, le scene di banchetto. E guarda caso. Esattamente, come se ci avesse detto buongiorno, insomma. Esatto. Vedi, questo è un po'. Su questa memoria. Così, però oggetti perché particolari che non si riescono a un po' a decifrare. No, fino adesso non abbiamo trovato una cosa. Abbiamo trovato una cosa molto carina, che è un gioco per bambini con dentro dei semi per fare un sonaglio che tranquillizzava carino, il bambino. Carino, cioè, molto carino. Molto professore, quanto c'è ancora da lavorare lì alla Putbeira? Noi abbiamo scavato probabilmente l'1,5%, il 2% se va bene, quindi abbiamo ancora anni e anni, quindi l'esperienza deve abituarsi a supportarci per altri anni a per venire, anni. Non è finito nulla, con oggi abbiamo appena cominciato. Bene. E quindi volevo che però fosse chiaro che la scoperta non è tanto la scoperta del porto, quanto le deduzioni che questa scoperta ha portato con sé. Ed è su questa che noi vogliamo riflettere con i colleghi, diciamo. Quindi ci fa piacere che si sia parlato di scoperta, perché di scoperta è stata, abbiamo dovuto lavorare per tirare fuori, ovviamente. E abbiamo dovuto riflettere su che cosa fosse e come fosse configurato. Però adesso si tratta di cominciare a riflettere su quello che questo significa, che poi è il vero lavoro scientifico. Ma voi tornerete presto lì a Se Dio vuole, appunto, inshallah, a settembre. Da settembre a... Il problema è che io, appunto, farò richiesta di fondi ad aprile-maggio, se avrò i fondi, spero proprio di sì, a luglio, e li devo spendere entro dicembre, perciò questo è il respiro della missione, nella vita dell'archeologo che lavora all'estero, è questo. Certo. Per fortuna la Sapienza ha questa, diciamo, istituzione dei grandi scavi che veramente salva i progetti complessi come il nostro, che ci permette di immaginare in qualche modo una continuità. Sì, beh, io ringrazio la Sapienza di pensarlo, però l'idea è questa, che almeno ci sia una continuità. Noi abbiamo bisogno di essere presenti per il contratto che abbiamo con loro. Ci portiamo a 4.500-5.000 km di distanza, quindi è chiaro che facciamo uno sforzo logistico che altre missioni non hanno, quindi non è una questione di essere grandi scavi, ma scavi che hanno grandi problemi. Anche gravi problemi logistici, perché insomma Nassiria, diciamo, Iraq, non è proprio grandi problemi logistici. La Valle dei Templi. Rinominiamo tutto così e forse i nostri colleghi stanno più sereni. Professore, grazie e congratulazioni. Congratulazioni veramente per tutto. Bene, a voi grazie. Averci ospitato. E a Francesca.